Salve a tutti e bentrovati a un'altra pillola di benessere. Oggi parliamo di sicurezza alimentare per quanto riguarda la conservazione degli alimenti in frigorifero. Cercherò di spiegarvi come e dove mettere gli alimenti per far sì che possano durare in maniera salubre il più a lungo possibile. Sappiamo che la temperatura di conservazione del frigorifero oscilla tra 1 grado e 4 gradi centigradi e che questa temperatura comunque bisogna andare a cambiarla nel passaggio tra l'estate e l'inverno, ovviamente. Faremo in modo che la temperatura di conservazione nel nostro frigorifero sia maggiore nella stagione estiva. Per quanto riguarda gli alimenti e gli spazi dove bisogna riporre gli alimenti, nei cassetti, che è la parte più calda del frigorifero, è bene riporre la frutta e la verdura. E il consiglio che vi do è di conservarla senza averla lavata precedentemente, in maniera tale che anche la conservazione possa essere un pochino più duratura. Sapendo che infatti il freddo va verso il basso, possiamo dire che a salire, quindi sopra i cassetti, possiamo riporre la carne, il pesce o comunque tutti alimenti che però devono essere sigillati o comunque separati per evitare contaminazioni, per evitare magari degli sgocciolamenti degli alimenti stessi e per far sì che comunque tra di loro non si possano mischiare né come consistenza e nemmeno come aroma o sapore. Tutto ciò che conserviamo in frigorifero è bene che sia isolato, tappato, quindi per esempio se prendiamo la frutta sciroppata è bene poi riporla in frigorifero però tappando bene il tappo. Oppure se prendiamo qualunque alimento che cuciniamo e poi vogliamo metterlo in frigo per far sì che possa durare un po' di più è bene isolarlo con della pellicola oppure con della carta alluminio. Per quanto riguarda inoltre gli alimenti che vengono cucinati e poi conservati, il consiglio che do è quello di non riporli mai quando sono molto caldi e immediatamente in frigorifero. Questo perché il calore potrebbe ulteriormente innalzare la temperatura del frigorifero e quindi far sì che la temperatura totale di conservazione di tutti gli alimenti non sia ottimale. Per quanto riguarda invece lo sportello dove c'è il portauova, il consiglio che vi do è quello di non metterci mai le uova, appunto perché se vogliamo conservare delle uova fresche in maniera tale che possano durare fino alla data riportata di scadenza, è bene riporle nella loro vaschetta, magari nel piano superiore a quello dove abbiamo messo la carne. Perché? Perché lo sportello è la parte che viene maggiormente sollecitata, dove ci sono maggiori oscillazioni di temperatura ed è sicuramente il luogo dove si possono mettere la frutta secca, delle bibite, ma anche il caffè. Infatti, se avete notato, quando si apre il caffè dopo un po' di tempo perde l'aroma, mentre invece se lo conservate in un barattolo chiuso ermeticamente e lo riponete in frigorifero, la temperatura di questo elettrodomestico farà sì che il caffè possa mantenere l'aroma costante e quindi anche il gusto e l'aroma del caffè ne trarrà vantaggio. Per quanto riguarda poi l'andare a collocare gli alimenti nel frigorifero, c'è da dire che è bene non caricare eccessivamente l'elettrodomestico, ovviamente senza superare sia la portata massima, ma anche senza andare a far sì che non ci sia la possibilità per l'aria di circolare. Quindi è bene non ammassare tutti gli alimenti e soprattutto non riporli a ridosso della parete posteriore, in maniera tale che si possano formare dell'abbrino o comunque delle perdite di liquidi che in realtà vanno comunque eliminati. Tant'è vero che anche la manutenzione del frigorifero è molto importante e quindi vi consiglio anche di seguire il manuale di istruzioni per garantire una migliore funzionalità al frigorifero stesso. Nella parte superiore possiamo mettere poi tutti gli altri alimenti che bene o male riteniamo che si possano conservare in frigo e un altro consiglio che vi posso dare è quello di mettere anteriormente gli alimenti che hanno una scadenza più ravvicinata mentre posteriormente quelli che hanno una scadenza un pochino più tardiva in maniera tale di evitare sprechi e di far sì che riusciamo a consumare tutti gli alimenti senza dover né buttare né tantomeno a consumare un alimento a ridosso della data di scadenza stessa mettendone a rischio anche la salute stessa. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è ultimato, io vi ricordo che potete trovare tutte le puntate sinora andate in onda sulla nostra pagina Facebook, io ringrazio Luca Chito in regia e vi do appuntamento alla prossima, arrivederci.